Assessore, stamattina qui in rappresentanza dell'amministrazione abbiamo saputo nei giorni scorsi, lo ha comunicato lo stesso sindaco, di essere positivo. Da lì un appello ancora più forte perché il sindaco è asintomatico e lo scopo di questa iniziativa è proprio individuare gli asintomatici e interrompere precocemente le catene di contagio. Esattamente, e purtroppo nei giorni scorsi durante dei tamponi di controllo abbiamo ricevuto questa brutta notizia che il sindaco e il capo della Polizia Municipale sono stati trovati appunto positivi e quindi ovviamente anche tutti i dipendenti del comune e l'amministrazione stessa si è mossa per avere un po' il quadro generale della situazione e per capire se queste positività si erano allargate. Fortunatamente sono gli unici due casi di positività all'interno del comune, però ecco, questo evento cade proprio a fagiolo, come si suol dire, per avere un quadro generale anche della situazione che in questo momento è nel nostro comune. Ecco, nonostante comunque ci sia stato un preavviso relativamente breve, c'è stata comunque una buona adesione da parte dei cittadini, considerando che è un territorio vasto, con case sparse. Sì, esatto, la cosa più difficile è quello di riuscire da mercoledì alle 13, che abbiamo avuto la conferma insomma della possibilità di fare questo screening, è stato quello di fare più pubblicità possibile. Infatti ci siamo mossi su tutti i canali social, i gruppi WhatsApp, casa per casa, volantini nei negozi, e la risposta è stata comunque sia buona, perché siamo a 1560 adesioni, quindi un bel numero insomma per un tempo così limitato. Considerando che si basa molto sul volontariato e la sinergia tra ASL, amministrazione, regione. Sì, infatti per quanto riguarda l'organizzazione e l'aspetto economico sono fondamentali la collaborazione dell'ASL, della regione e di ANCI, però non bisogna dimenticare che il lavoro della misericordia in territori come il nostro è assolutamente fondamentale e di rilievo. Quindi grazie. Negli ultimi giorni Capolona ha avuto dei numeri piuttosto elevati considerando la vallata insieme a Bibbiena. Sì, purtroppo c'è stato questo aumento improvviso e forse inspiegabile dell'aumento dei casi positivi. Stiamo cercando di insomma, continuare a far capire ai cittadini che l'allarme ancora non è passato e non bisogna abbassare appunto la guardia. Speriamo insomma, che i numeri tornino ad abbassarsi quanto prima. Insomma.